passate tantissime vite. E quella foto l'ho scattata verso la fine già dei miei allenamenti, perché erano iniziati molto male 3 mesi prima. Io non ce la facevo, per un momento ho pensato di non riuscire a fare proprio questo personaggio perché imparare la marcia era troppo difficile e faticoso, però ho pianto tanto. Poi alla fine anche quelle sensazioni in realtà mi portavano sulla storia, no? Quindi piano piano tutto ha preso una forma, e quando ho postato quella foto era un allenamento che stavo facendo con Giuliana Salce quel giorno sulla pista ciclabile di Ostia. Ecco, io lì avevo capito che avevo completato il mio percorso, ero pronta a fare questo film, perché poi siamo passati alla sceneggiatura, dove con tutte quelle sensazioni che mi ero portata dietro in quei mesi ero pronta per fare questa cosa qui. Sì, effettivamente sì, noi siamo andati al Terminillo i primi di aprile, era deserto, era tutto chiuso, c'era molta nebbia, molta neve, molto freddo. Sembrava fatto apposta, effettivamente. Era glaciale il clima e l'energia che si respirava, che poi in realtà ha aiutato anche il film a diventare quello che è stato. Però era molto difficile a volte resistere a quell'energia che c'era nell'aria, perché comunque ti sentivi proprio chiuso in una bolla, appunto. Però non potevi uscire dalla bolla, quindi che facevi nella bolla? E noi abbiamo fatto il film. Ma guarda, ogni volta che penso a Picchio mi viene solo molto da ridere. Cioè, questo è quello che mi rimane, mi ricordo tutti i momenti, anche fuori dal set, le carbonare, le risate, proprio tutto quello che non vedi nel film, che è molto cupo anche. Ecco, fuori dal film era tutto il contrario, quindi sono bellissimi ricordi. Si può sapere che c'hai? Non lo so. Andai a casa. Vuoi andare a casa? Non lo so se voglio andare a casa, non ce la faccio. Inizialmente lei a un certo punto, secondo me, sembra sempre molto confusa lei nella storia, non sembra mai decisa di qualcosa, no? Però inizialmente si lascia un po' prendere da questa possibilità, forse per avere un'opportunità. E poi comincia a entrarci dentro a questa opportunità, secondo lei, quindi in qualche modo è lei poi che decide, perché lei potrebbe in qualsiasi momento anche scegliere di smettere. Invece lei è molto decisa in questa cosa, però a un certo punto inevitabilmente parliamo comunque di doping, cioè il doping ti trasforma dentro e fuori. E quindi cosa diventa poi? Un autosabotaggio per Maria, no? Quindi oltre a diventare un autosabotaggio, forse lei comincia a sentire che questa cosa non fa per lei, non la vuole più. Ma anche uscirne è difficile, perché tutto questo rapporto che lei ha con il doping si rispecchia bene anche nel rapporto che ha con il suo compagno. Quindi è una storia fatta anche di parallelismi, che in qualche modo molli questa cosa, ma quella poi ce l'hai ancora. Si crea tutta una confusione generale che penso riguardi anche tutti quanti noi, perché il doping può essere anche una metafora, se vogliamo. Quindi in questo caso è il doping, ma magari poteva essere qualcos'altro. Ecco, questo spero, che i ragazzi che vedono questo film, che non sono sportivi, becchino proprio questo punto qui, che è molto importante. E poi gli sportivi, non lo so, diciamo, lo sport non è un mondo che conosco molto, però per esempio Giuliana Salce, che è un'atleta, è stata anche una campionessa, a questa storia si è affezionata da morire, nonostante non raccontiamo la sua. Però lei, ma mi hanno scritto anche degli atleti su Instagram, per esempio Antonella Palmisano, tra l'altro, che ha vinto l'oro a Tokyo, mi ha scritto dei messaggi stupendi, perché anche lei è molto curiosa di vedere il film, quindi poi sento che c'è anche curiosità da parte degli sportivi.